Francesca, oggi fa veramente molto freddo, anche se siamo in una giornata di sole. Cosa ne pensi delle due Alpha Fly, modello 1 e modello 2? Certo che la versione femminile è davvero leggerissima, ma innanzitutto come stai? Sto abbastanza bene, mi sono ripresa dopo i campionati italiani che ho tentato di correre al meglio. Non sempre mi è venuto così bene, ma devo dire qualche soddisfazione me la sono presa. Beh, sicuramente debuttare in 3 ore 03 è sicuramente eccezionale. Comunque, cosa ne pensi di queste Alpha Fly Next Percent? Allora, premesso che per la maratona ho scelto la prima versione. Penso che la prima versione sia tuttora più conveniente e più efficace e soprattutto più comoda, e sulle distanze lunghe credo che tra le due non ci sia confronto. Spero che qualcuno mi contraddica, lo spero vivamente, perché sono davvero bellissime. La seconda versione è meravigliosa di queste scarpe esteticamente, sono altrettanto reattive, altrettanto veloci, sono velocissime queste scarpe, ma sono talmente scomode, la tomaia è talmente rigida che non viene particolarmente voglia di utilizzarle, soprattutto per distanze lunghe in cui potrebbero creare davvero dei problemi al piede che poi diventano difficili da gestire in una gara. Di solito, Francesca, questi confronti li facciamo paragonando i vari elementi e poi alla fine un confronto d'insieme. Secondo te, a livello di tomaia, quale delle due, tra virgolette, vince? Il modello 1 o il modello 2? 100% modello 1. Sulla tomaia è un parere personale, sulla tomaia non c'è davvero paragone in comodità e in aderenza al piede. La prima versione è una tomaia in Flyknit, classico, quindi è maglia sintetica, abbastanza morbida, non molto elastica ma abbastanza morbida, si adatta abbastanza bene al piede. Nella seconda versione è un Atopknit 2, sono fili di plastica intrecciati tra loro, molto traspirante, tutti e due sono molto traspiranti. La seconda magari nei giorni di pioggia può diventare più conveniente perché si impregna meno, quindi risulta comunque più leggera la scarpa da portare, però è davvero molto dura, c'è questo rinforzo in plastica dura sulla punta del piede che crea parecchi problemi. Ho sentito di non essere stata l'unica ad aver avuto un'unghia nera, e la prima volta che mi capita in 20 anni che corro. In definitiva è una scarpa impegnativa. Invece, Francesca, a livello di Zoom X, di intersuola, quale delle due secondo te vince? Difficile da dire, perché non sembra cambiata molto nell'intersuola questa scarpa. L'unica differenza, che dichiarata poi da Nike, Rock è aumentato nel tallone, ma mi interessa più che altro chi sfrutta bene il tallone. Su queste scarpe generalmente sono concepite per essere utilizzate di avampiede. C'è un ulteriore strato di Zoom X sotto il pod anteriore nella seconda versione, mentre nella prima c'è semplicemente il battistrada, bello spesso ma è battistrada. Questo Zoom X era pensato, ho letto che era stato pensato per dare un comfort aggiuntivo, una morbidezza aggiuntiva. Ritengo che questa intersuola sembri tutt'altro che più morbida della prima versione, cioè paradossalmente anche con questo strato di Zoom X mi sembra più dura della prima versione correndoci sopra. E quindi secondo te quale delle due è più reattiva e, ripeto, quale vince? Reattività dico che vince la 2, dico di poco perché continua a essere molto conveniente anche la 1. In comodità e in efficienza, per chi ha un passo più stabile e neutro, vince la 1. Questa è più stabile, più reattiva, un pochino più pesante anche, ha 15 grammi in più se non ricordo male. La 1 bisogna avere una buona meccanica di corsa certamente, però risulta anche molto più comoda al piede, può essere portata per 42 km, testimonio, davvero senza nessun problema. Invece a livello di battistrada, secondo te come si differenziano le due scarpe e quale ti è piaciuta di più? Battistrada è una questione più complicata, perché il battistrada della prima versione è più morbido e più grippante. Si consuma anche molto velocemente, è proprio morbidino al tatto, si comprime perfino ed ha davvero un'ottima aderenza. Il battistrada della seconda versione è decisamente, non è necessariamente più duro, però è come più plasticoso, diciamolo plasticoso, e un pochino più viscido sul bagnato. Quindi grippa comunque, grippa un po' meno, è cambiata proprio anche la forma del battistrada.
Il battistrada della 2 si consuma pochissimo, perché mentre nella prima versione, fatti 100 km, l'usura si vedeva di netto, nettamente, nella seconda versione, fatti 100 km, sembra quasi nuova. Quindi il bilanciamento potrebbe rendere davvero più conveniente effettivamente questa, la gomma della seconda versione. Invece a livello di stabilità, di tallone, di allacciatura, cosa ne pensi? Preferisci il primo o il secondo modello? Allora, l'allacciatura è rimasta sostanzialmente la stessa. La differenza è un po' nell'inserimento del piede nella scarpa, perché nella seconda versione è stato alzato il tallone, è più alta anche la linguetta. Nella prima versione era più ampio lo spazio, era un po' più basso, proprio il collo del piede, e quindi era un po' più semplice entrare dentro per chi ha la caviglia un pochino più larga. Per chi qui ha il collo del piede alto e la caviglia un po' larga, entrare diventa difficile, mentre lo spazio nella seconda versione mi sembra maggiorato rispetto a quello della prima versione, cioè mi pare che ci sia un mesopiede leggermente più stretto e sicuramente più accentuato nella parte mediale, perché è più alta, c'è più sostegno nella parte mediale proprio, mentre la prima era sostegno zero. Mi è sembrata un pochino più larga in avampiede, con una tomaia che non aderisce perfettamente, quindi il piede risulta un pochino più disteso all'interno. L'allacciatura è ottima in entrambi i casi, forse è stata migliorata quella della seconda versione, è stata migliorata perché essendo più alta stringe meglio fino dal collo del piede a livello alto. Invece a livello di comodità, quale ti è piaciuta di più? Parlavi del fatto che hai corso con il primo modello 42 km, l'avresti fatto anche con il secondo? Non avrei fatto la maratona con il secondo modello. Per riuscire a utilizzarle, perché voglio fermamente utilizzare queste scarpe, ho talmente amato questo primo modello che non posso pensare di non usare il secondo. Le ho foderate con delle mascherine anti-Covid in punta, in modo da ridurre un po' la durezza di questa tomaia. Sicuramente è più comoda la prima versione, non ci sono paragoni. Sulla comodità sul piede, alla calzata, appunto dicevo, soprattutto per gare lunghe, non c'è davvero paragone. La prima versione ci si sta dentro bene, si calza volentieri, ci si corre dentro volentieri. La seconda versione si va volentieri molto veloce, ma dopo un po' è probabile che cominci a dare dei fastidi al piede, se non a fare male. Invece a livello di durata, quale delle due consigli ai podisti amatori? A livello di durata, nettamente la seconda versione, perché il battistrada e l'aggiunta di Zoom X sotto ai pod sicuramente garantiscono una durabilità migliore, intanto perché questa scarpa qui finisce davvero di poter essere usata anche per i lenti, perché suggerisco sempre di finire di utilizzarla per le gare e poi di cominciare a usarla per i lenti, per chi desidera e perché è un appoggio neutro, finisce quando finiscono i pod, alla fine. Questa li protegge molto meglio e ha un battistrada che davvero, devo dire, mi sta sorprendendo per la durata e per l'assenza di usura. Mentre la prima versione si usura facilmente. Questa mia prima versione, che sono le più recenti che ho, hanno meno di 300 km, dovrebbero averne su 260-270 e sono già decisamente consumate. Queste non faranno la stessa fine e potrei garantirlo, queste non faranno la stessa fine. A livello invece di peso, sappiamo che il modello 2 è aumentato rispetto al modello 1, hai avuto la sensazione che siano più pesanti correndoci? È una differenza minima, perché si parla di 15 grammi se non sbaglio nelle versioni femminile, e credo che il range più o meno sia equivalente in quella maschile. Non si sente molto la differenza, devo dire, non si sente, perché essendo stata leggermente irrigidita questa seconda versione, la spinta compensa. Quando la spinta compensa, alla fine il peso non disturba. Un po' che si tratta di un peso limitato e un po' che alla fine, compensando secondo me in un altro modo, in stabilità, alla fine non è un peso che si sente e che disturba assolutamente. Parlando con i top runner alla maratona di Ravenna, però mi dicevano che comunque secondo loro un po' il peso si sente. Io ho utilizzato il primo modello, comunque chiaramente è una scelta un po' personale. E quindi, Francesca, in sintesi, a chi consigli il primo modello, a chi consigli il secondo modello, e durante questo periodo di Black Friday, se dovessero esserci delle offerte sul primo modello, le consigli? Rimane un dubbio sulla data di produzione, sulla durabilità effettiva della gomma prima di essere utilizzata, quindi di questo Zoom X che potrebbe indurirsi secondo alcuni. Io per ora non l'ho notato, anche acquistando primo modello scontato, una cosa che ho fatto, lo ritengo molto conveniente e le uso.
Per ora non ho notato che la suola si è irrigidita. Se ci fosse questo rischio dovrei consigliare a tutti la seconda versione. Per la comodità sicuramente la prima versione, a condizione di avere un appoggio neutro, quindi di non avere problemi di stabilità perché è meno stabile. Per chi desidera spendere prezzo di listino di queste scarpe che non è basso, la seconda versione è sicuramente più conveniente perché durerà di più ed è comunque molto molto veloce. Quindi è una scarpa che comunque può dare molto anche per il prezzo che spenderete. Grazie Francesca, speriamo di poter fare ulteriori recensioni assieme. Stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!